del Consiglio dei Ministri che ha dato il via alla il rilancio dei trasporti, la grande scommessa dell'intermodalità, la crescita su scala internazionale, il rispetto dell'ambiente attraverso lo sviluppo di un trasporto sostenibile ed efficiente. È stato questo il tema principale di una 2 giorni a Sorrento in un convegno organizzato dall'ALIS. Diminuire l'inquinamento con le nuove tecnologie è uno degli obiettivi dell'ALIS, di cui è presidente Guido Grimaldi. Quello che io ho sempre ritenuto, e così anche tutta la nostra associazione, che in effetti non esisteva un qualcosa che mettesse a sistema l'intero mondo trasportistico. Oggi c'è, è una realtà forte, è sicuramente la prima realtà del paese in termini di associazionismo, non c'è nessuna associazione che rappresenti i numeri che noi abbiamo e quindi credo che sia un'opportunità per le istituzioni ascoltare e ascoltarci. Italia Movimento è uno slogan, per giunta anche uno slogan che l'Europa poi ha un po', diciamo, tra virgolette, ripreso con Europa in Movimento, e ritengo che sia fondamentale perché mettere la macchina, diciamo, la grande macchina dell'Italia in movimento è una necessità che vuol dire mettere a sistema e vuol dire far ripartire le imprese italiane. Cioè la logistica è considerata in altri paesi come l'unico motore, l'unica grande opportunità per far ripartire le eccellenze del territorio, e questo io ritengo che sia anche il passo che noi dobbiamo fare in Italia. Da Sorrento sono partite nuove opportunità per la logistica del paese. I principali operatori del popolo dei trasporti sono stati chiamati a raccolta dall'ALIS ed hanno affrontato i grandi temi del settore per un confronto costruttivo sui nuovi progetti e sullo sviluppo di modalità di trasporto sempre più sostenibili ed efficienti e in grado di dare uno slancio all'economia italiana. Un'opportunità colta a volo dalle imprese di trasporto e logistica del nostro paese per un appuntamento importante che ha visto anche la partecipazione principale di istituzioni, autorità italiane ed europee, insieme a nomi di prestigiosi banche ed imprenditori di successo. Di Messina vuol dire che noi stiamo parlando di linee di autostrada del mare. Allora, questo comparto che oggi è Ro-Ro, che cuba 101 milioni, che ha sorpassato anche a livello, diciamo, di numeri il comparto conteneristico. ALIS in questi giorni pone all'attenzione del mondo intero queste possibilità, e ALIS, diciamo, con 1300 imprenditori diventa una delle organizzazioni della logistica più importanti d'Europa, grazie anche a Grimaldi e quindi agli armatori Grimaldi che hanno avuto questa idea iniziale. Noi dobbiamo recitare il ruolo più importante, fondamentale, i porti, insieme agli aeroporti, insieme a strade più efficienti e a una ferrovia più efficiente. Le ZES si rivolgono alle zone svantaggiate. Le zone svantaggiate di per sé non hanno, per principio, insomma, se sono svantaggiate perché non hanno una buona logistica, non hanno una buona rete di mobilità che vogliono i tempi nuovi. Per questo motivo ALIS per fortuna oggi esiste e in 2 anni ha fatto passi da gigante. Noi, per la verità e per fortuna, siamo un po' protagonisti in questa associazione, perché è il mare quello che conta di più, ma conta di più perché è il meno inquinante, è il mare che dà più sicurezza, togliendo mezzi dalla strada. La gomma deve, anzi l'autotrasporto è importantissimo, ma non più per i 1000 chilometri, ma per le tratte brevi, e questo garantendo i costi, garantendo i prezzi, perché il famoso risparmio, tra virgolette, ha inciso poi sulla qualità dei servizi. Le giornate come questa 2 giorni sono importantissime, innanzitutto perché emerge la voglia di fare un percorso integrato, e oggi con buona probabilità, solo unendo le forze verso un mondo che è importantissimo, quello dell'economia del mare, che non dimentichiamo rappresenta il 3% del PIL della nostra economia, l'85% delle merci mondiali viaggia per mare, è importante che questa parte dell'economia abbia il risalto, ma soprattutto che si faccia un lavoro integrato, quindi la logistica, oggi il mercato corre veloce, è importante, è la vera leva per i paesi, e questo lo possiamo vedere confrontandoci con le altre nazioni, con gli altri porti, e quindi come dire, è importante che ci si creda che ci possa essere un miglioramento, ma soprattutto dei progetti che possano essere poi seguiti e mantenuti.